Grazie. Sì, grazie Marco. Grazie che avete messo sulla parola di Dio. Vorrei fare un piccolo sondaggio. Non serve. Ok. Quanti parlano italiano qui? Non ti spiego italiano. Capiscono? Voi tre, no? Oh. Ok. Io prego che il Signore possa benedirci con la comprensione della sua parola, considerando le differenze della lingua. Ma tu prima? No? Ok. Va bene, va bene. Comunque, abbiamo bisogno del Signore Gesù Cristo, la sua potenza, la sua presenza, per capire la sua parola, per ricevere la sua parola e per essere trasformati dalla sua parola, perché senza di lui non possiamo fare niente. E vorrei non c'è bisogno di aprire le vostre Bibbie perché la vedete qui, e vorrei leggere dal capitolo 4 del capitolo di Genesi. E vorrei chiedere prima di tutto la benedizione del Signore su di noi in questo momento. Dunque, avete un pochettino di pazienza, tenete forte, perché forse saranno delle cose un po' non dico complicate, però siamo attenti e sono certo che il Signore incontrerà la nostra fede, no? Per aiutarla a essere più forte e crescere di più in conoscenza della sua parola. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle. Signore, vogliamo ringraziarti per questo privilegio di accostarci davanti alla tua parola che produce fede, Signore. E ti preghiamo, Signore, che tu ci benedici. Benedici ognuno di noi qui, coloro che non sono qui, coloro che ascolteranno. E ti preghiamo che questo messaggio, insieme ai messaggi, Signore, dei tuoi servi in tutto il mondo, siano spazi affinché, Signore, il tuo regno venga predicato e Cristo sia innalzato per la tua gloria nel nome di Gesù. Amen. Allora, per chi non c'era qui l'altra volta, l'ultima volta ho parlato della realtà che esistono due chiese, la chiesa vera e quella falsa. E avevamo letto in Secondo Corinzi che Paolo aveva, descriveva, che lui aveva fidanzato quei credenti a Gesù Cristo, avvertendoli però che dottrine di demoni sarebbero entrati per trasportare via i credenti dalla semplicità dell'Evangelo. E abbiamo visto che se tu cambi la persona di Gesù Cristo, cambierai il tuo spirito, avrai uno spirito diverso. Se tu cambi la persona di Gesù Cristo, avrai un Evangelo diverso. Cos'è l'Evangelo? Abbiamo letto, visto l'altra volta, Paolo in 1 Corinzi 15 dice: vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale siete salvi, e mediante il quale siete salvati se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiamo creduto in vano. E è questo, cioè Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Abbiamo visto che se noi ci pentiamo, crediamo in questa realtà, in questo nome di Dio che ha fatto Dio, abbiamo pace con il Signore. E vorrei ricordarci una cosa, l'Evangelo è semplice, non ha bisogno di alcun'altra cosa aggiunta, non è l'Evangelo più delle leggi da osservare, né dalle pene o delle pene che tu devi scontare. L'Evangelo non ha bisogno di spiegazioni di filosofi, di teologi, di psichiatri che confermano che è vero, perché l'Evangelo e la parola di Dio è sufficiente e autorevole in se stessa, è ispirata da Dio. La Bibbia non ha bisogno di una chiesa
che dice sì, potete crederla perché noi ve lo diciamo, come la nostra cultura dice. No, la Bibbia, la Chiesa è sottomessa alla Bibbia, perché è ispirata da Dio e potente per salvare le persone. È proprio la parola di Dio che ci avverte che negli ultimi tempi, come aveva detto anche il fratello Marco, ci sarà una grande seduzione. Una grande seduzione della falsa chiesa unita alle false religioni, la falsa chiesa che abbraccerà le false religioni per potenziarsi e perseguirà praticamente gli eletti. Però il destino della falsa chiesa in un'ora sarà finito quando il Signore Gesù ritorna. Ora, la vera Chiesa si distingue da quella falsa perché proclama e riconosce che la salvezza è 100% opera di Dio in Gesù Cristo, escludendo qualsiasi merito umano. È tutta opera di Dio, compiuta, completa, è Dio che si muove a salvare. E questa mattina vorrei vedere le origini della vera e della falsa religione. E possiamo leggere proprio dalla Genesi, capitolo 4, perché proprio nella Genesi troviamo le origini delle cose che Dio ha rivelato riguardo delle origini del creato, delle origini dell'uomo e della donna, le origini del giorno di riposo, le origini del matrimonio, le origini della ribellione e le origini anche della soluzione della ribellione. Però vediamo che troveremo nella Genesi anche le origini della vera Chiesa e della falsa Chiesa. E vorrei leggere dal versetto 1 del capitolo 4 della Genesi. Ascoltiamo con attenzione la lettura della parola del Signore. Ora Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele suo fratello, e Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? Perché il tuo viso è abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta in agguato alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino parlò col suo fratello Abele, e avvenne che, come furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Come ho detto prima, la vera religione, la vera Chiesa, si distingue da quella falsa perché la vera Chiesa riconosce che la salvezza è 100% opera di Dio. Martin Lutero, il grande teologo della riforma protestante, riscoprì questa verità fondamentale, una verità di base che era stata persa per mille anni. Martin Lutero, per chi non lo conosce, era un monaco agostiniano, teologo, e fece tutto per essere approvato e accettato da Dio, incluso l'autofustigazione fino al collasso dal dolore e svenire
dal dolore, da quanto si era fustigato. Ma malgrado le sue sofferenze, il suo dolore, le sue opere, pace e gioia erano lontano da lui. Finché nel 1515 lesse, proprio nel libro dei Romani, il versetto 17 del capitolo 1, che dice: perché la giustizia di Dio è rivelata in esso in fede, come sta scritto, il giusto per fede vivrà. E Martino Lutero disse che in quel momento i cancelli del paradiso si aprirono, si spalancarono e pace e gioia entrarono finalmente nella sua vita. E fu un momento chiave per la Chiesa, un momento chiave per la Riforma protestante, che da lì poi continuò a espandersi. Però purtroppo perseguitata dalla Chiesa istituzionale, che usò ovviamente la spada delle autorità per perseguitarla. E purtroppo oggi anche le chiese protestanti, la maggior parte, si sono dimenticati il loro primo amore, si sono dimenticati i loro primi martiri, si sono dimenticati della semplicità del Vangelo al quale è stato affidato. Da dove nasce la falsa chiesa? Da dove nasce la falsa religione? E come abbiamo detto, andiamo alla Genesi per capire e scoprire questo. E noi non possiamo prendere una macchina del tempo e tornare nel passato, ma grazie a Dio, il Signore nella sua grazia ci ha rivelato nella sua parola delle cose che non possiamo vedere oggi. E Dio, cari fratelli e sorelle, esige, Dio vuole, Dio è degno di adorazione da tutti gli uomini. Vuole adorazione da tutte le nazioni e è il dovere di ogni uomo, ogni donna di dare adorazione a Dio. E quante persone questa mattina che potrebbero stanno facendo tutt'altro che adorare Dio, stanno piantando le patate o stanno andando alla partita o stanno facendo le loro cose, Dio è lontano dalla loro mente. Abbiamo letto Genesi capitolo Genesi che abbiamo letto capitolo 4, che Adamo ed Eva, dopo la loro ribellione, ebbero i loro primi due figli, Caino e Abel. Erano ribelli perché con il peccato ogni uomo che è nato da Adamo ed Eva poi è ribelle. Dunque, da allora ogni persona che mai esistita è un nemico, è ribelle di Dio, come ci descrive la parola. È la vecchia natura, è l'uomo vecchio, è il frutto del primo Adamo, è l'uomo carnale. Questa è una conseguenza della nostra ribellione. E cosa vediamo? Che Abele e Caino fecero degli atti, fecero delle pratiche religiose e ognuno portò le sue offerte all'altare davanti a Dio. Caino si presentò con dei frutti della terra. Forse erano un po' di cereali, forse erano un po' di carote, forse erano patate, non lo sappiamo quello che è stato, ma era frutto delle sue fatiche, del suo lavoro, del suo sudore. Lui si presentò davanti a Dio con questi frutti. Mentre vediamo che Abele portò i primogeniti del suo gregge, i migliori, le primizie, davanti al Signore sull'altare. E noi non sappiamo come esattamente è successo, ma sappiamo che l'offerta di Abele fu accettata da Dio e quella di Caino fu rigettata. Non dice nella parola di Dio esattamente come è successo, alcuni commentatori dicono che probabilmente un fuoco è sceso e accettando, approvando divinamente l'offerta di Caino, perché lo vediamo anche in altri casi della scrittura. Però questo fatto che Dio accettò il sacrificio di Abele e rifiutò il sacrificio di Caino portò Caino
a ingelosirsi, rabbia, omicidio. E cosa fece? Commise il primo omicidio del proprio fratello. E il messaggio di oggi è questo: ogni religione che è mai esistita nel mondo e che esisterà nel mondo cadrà in una di queste due categorie: o appartiene alla religione di Caino o appartiene alla religione di Abele, o apparterrà alla religione non approvata da Dio o appartiene alla religione che Dio gradisce. L'adorazione gradita da Dio e accettata da Dio è solamente, esclusivamente, la religione che Dio ha istituito, la religione che Dio ha rivelato attraverso e nel suo divino agnello che si è santificato per la vera Chiesa, per la sposa. Dunque, vediamo alcune differenze tra la religione di Caino e la religione di Abele. E la prima cosa che vogliamo vedere è che Abele riconobbe la necessità di un sacrificio vivente che doveva essere messo sull'altare per essere sacrificato davanti a Dio. E cosa fece? Abele offrì i primogeniti del suo gregge, i migliori. Vedete, questa primogenitura, questi primogeniti, questo primogeniti è un segno, un simbolo, un'immagine della primogenitura di chi? Dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, Gesù Cristo. E Gesù Cristo dovette andare sull'altare del sacrificio, sulla croce, per morire per noi, per essere sacrificato. E Gesù Cristo non è soltanto il re dei re, il Signore dei signori, ma Gesù Cristo viene descritto nella parola di Dio come il nostro grande fratello. In Colossesi 1,15 egli è l'immagine invisibile del Dio invisibile, primogenito di ogni creatura. Non che lui è una creatura, no, lui ha la primizia sopra il creato. Colossesi più avanti dice: egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Dunque, cosa vediamo? Che questo fatto di offrire il primogenito sull'altare era già un segno del primogenito dell'agnello di Dio, di Cristo, di Gesù Cristo che Dio ha donato a noi. Invece Caino cosa fece? Invece di dare il primogenito, offrì i suoi ceci, i suoi mais, le sue cose. E si vide una volta in un film una cosa sciocca, che è un film popolare che parlava proprio della Bibbia, Abele e Caino, e vedevi Caino che offriva questi frutti, questi cereali, e poi li metteva sull'altare, e dopo se ne metteva, le rubava un po' per se stesso. Non è quello il sacrificio gradito da Dio, era primogenito, non i cereali, e non era perché lui aveva rubato un po' per se stesso. La seconda cosa che vediamo è che Abele riconobbe la necessità di un sangue sostitutivo, una propiziazione, una copertura del sangue per i peccati commessi. Propiziazione significa come se tu avessi un ombrello che ti protegge dall'acqua. E la propiziazione è un ombrello di protezione, di copertura, di sacrificio, di sangue, che ti protegge dall'ira di Dio. E Abele riconobbe questo, ecco perché offrì quello che lui offese. E cosa leggiamo in Ebrei 9?
senza spargimento di sangue non c'è perdono per i peccati. In primo Giovanni leggiamo che il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Dunque Caino rigettò questa necessità di spargimento di sangue, mentre Abele riconobbe questo. Un terza differenza: Abele offrì questo sacrificio per coprire la maledizione che c'era sulla terra, mentre Caino offrì frutti da una terra maledetta. Abele offrì un sacrificio per coprire la maledizione sulla terra, Caino invece dei frutti di una terra maledetta. Noi sappiamo che prima in Genesi capitolo 3 Dio pronunciò una maledizione sul suolo della terra. La terra fu maledetta da Dio e Caino non fece altro che offrire cose già maledette. Un'altra differenza tra la vera religione e quella falsa, quella accettata da Dio e quella rigettata da Dio: Abele offrì il sacrificio con fede, per fede. In Ebrei 10 leggiamo: per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quella di Caino. Abele fece questo sacrificio, offrì questi primogeniti per fede. Lui non è che si mise lì a rovellarsi il cervello con teologie, con filosofie, con perché Dio vuole questo, qual è lo scopo, fammi capire tutto. No, il Signore vuole quello, io offro quello. Non ha dovuto, come abbiamo detto prima, farsi delle sue ragioni, avere una ragione, per fede offrì. Dio vide il suo cuore. Lui non aveva visto ancora il Redentore, ma quel simbolo, quel sacrificio rappresentava un Redentore che doveva venire, un Redentore che avrebbe sparso il sangue, un Redentore provveduto da Dio. Loro offrirono vedendo il Redentore, il Messia, in avanti, mentre noi guardiamo indietro e vediamo che Gesù Cristo è già venuto. Diciamo che noi abbiamo delle benedizioni che loro non avevano. Per esempio, i patriarchi non avevano la Bibbia, il Nuovo Testamento. Noi ce l'abbiamo perché noi guardiamo indietro e abbiamo ricevuto questo. Loro invece non avevano queste cose, erano limitati, se vogliamo dire. Ma lui per fede offrì questo sacrificio perché c'era una promessa in qualche modo che il Redentore sarebbe venuto. Abele sperimentò l'approvazione di Dio attraverso dei segni, un segno miracoloso. Come abbiamo detto prima, noi non sappiamo esattamente come è successo, ma ci fu una testimonianza divina che Dio dice: sì, gradisco questo sacrificio, no, non gradisco questo sacrificio. E forse, probabilmente, è stata una testimonianza di fuoco che dimostrava l'approvazione del sacrificio di Abele. In proprio Ebrei dice: per essa ricevete la testimonianza che era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. Dio mostrò ad Abele: sì, io accetto questo, e disse: no, non accetto. Non accetto la tua offerta. Un'altra differenza tra la religione di Caino e la religione di Abele è che la religione di Abele produsse un martire. Abele fu ucciso da Caino
E Caino non soltanto era un'incarnazione della falsa religione, ma anche incarnava il mondo. È un rappresentante del mondo caino. E il mondo e la falsa religione, nella storia, cosa hanno sempre fatto? Hanno perseguitato, prodotto martiri dei seguaci di Abele. Come ha detto prima il fratello Marco, quanti martiri cristiani, specialmente nell'ultimo secolo, e nell'ultimo secolo ci sono più martiri cristiani di tutta la storia della cristianità. Come la mettiamo questo? La religione di Abele produce il martire. Chi uccise, per esempio, i profeti di Dio in Israele nei tempi di Acabo? Jezebel, con i suoi profeti di Baal, la falsa religione che perseguitava i profeti di Dio, li uccise. Chi uccise Gesù Cristo? I romani incitati dai religiosi appartenenti alla religione di Caino. Chi ha perseguitato i cristiani? Chi persegue i cristiani tutt'oggi? Il mondo e la falsa religione, le religioni istituzionali spesso. E Gesù disse in Matteo 24: allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti per il mio nome. Questo è un frutto di essere un seguace di Gesù Cristo. Questo è un frutto, è una conseguenza di appartenere alla religione di Abele. Quando noi siamo graditi da Dio, siamo odiati dal mondo. E non è uno spirito di persecuzione che ci andiamo a cercare, è la realtà. E grazie a Dio che abbiamo ancora libertà oggigiorno di poter proclamare queste cose. Allora, abbiamo visto delle differenze tra la religione accettata da Dio e la religione no. E vorrei che capiamo questa realtà, che la vera religione inizia, la vera religione viene rivelata a noi da Dio. È Dio nella sua grazia che si è mosso per prima per venirci incontro e mostrare la via. Vedete, noi pensiamo di essere buoni, l'uomo pensa di essere buono, il mondo crede che gli uomini siano buoni, ma la parola di Dio dice che non solo siamo morti nei nostri peccati, non ammalati, siamo morti, ma che siamo nemici di Dio. Il riformatore Giovanni Calvino disse: il cuore dell'uomo è una fabbrica di idoli. L'uomo è talmente ribelle a Dio che lui odia Dio. Lui farà tutto possibile per non accettare la verità che Dio rivela. È quello che abbiamo letto oggi in Romani 1, che Dio, pur mostrandoci che Lui esiste, sia nella natura, sia nella coscienza, eppure l'uomo non vuole avere a che fare con Dio. Ecco perché non ci sono scuse per gli uomini. E se non è Dio che scende a noi e ci rivela il suo Figlio, noi non lo vorremmo mai. Noi faremo tutto altro che amare Dio in Cristo Gesù. Cioè, andremo a abbracciare un albero, andremo a adorare una mucca, ci creiamo una religione, andiamo a pregare i morti, andiamo a creare qualunque cosa, basta che non sia Dio. Vi capita mai come genitore che tu dici al figlio, loro fanno tutto possibile per farti la cosa opposta, no? Se tu gli dici fai questo, ti fanno questo, ma è possibile che riescano? Te lo fanno apposta? Beh, è la stessa cosa. L'uomo lo fa apposta non voler inchinarsi davanti alla Signoria di Dio. Se non è Dio che viene in noi e ci apre il cuore e ci mostra Gesù Cristo. Gesù disse: nessuno può venire a me se non è il Padre che lo attira. Non è che
voi avete scelto me, io ho scelto voi. È un dono, la salvezza è un dono, è una grazia. E dove la vediamo la vera religione? La vediamo che Dio si è mosso per primo, e lo vediamo in Genesi. E non voglio dire una supposizione, però quando Dio camminò nel giardino e Adamo ed Eva erano nascosti, coprendosi la loro nudità con i loro fogli di fico che si nascondevano la loro vergogna, Dio cosa fece? Dio li vide e invece di dannarli all'eternità nell'inferno, cosa fece? La Genesi ci dice li rivestì di pelle. Dio rivestì Adamo ed Eva di pelle. Dio si mosse per buttare via le loro creazioni, per dire no, ti rivesto io, e per avere una pelle. Non è che andava al negozio a comprarsi una finta Alcantara, una cosa del genere, no? Dovete uccidere, ci dovete uccidere qualche cosa. Prima uccisione produsse una pelle, è Dio che rivestì loro, è Dio che portò pace a loro, è Dio che venne a portare pace, riconciliazione con loro. E forse questa testimonianza era stata discussa in famiglia con Abele e Caino. Lo sai che nel giardino il Signore è venuto, ci ha buttato questi fogli di figo, lo sai, ci arrivò, c'è stato un sacrificio, no? E forse quella era la testimonianza verbale. E Abele cosa fece? Abele per fede credette nella testimonianza. Caino la rigettò. E questo è quando noi annunciamo l'Evangelo. Perché c'è quello che lo accetta e quello che non lo accetta? Questo è un altro discorso. Però cosa dice la parola di Dio? Per fede. Perché la fede, come dice Romani 10, viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Quando la parola di Dio viene testimoniata e proclamata e condivisa, produce fede grazie allo Spirito Santo, che userà quelle parole per accrescere la tua fede. Ecco perché abbiamo bisogno della parola di Dio, ecco perché abbiamo bisogno di essere nutriti nel modo corretto della parola di Dio, perché è uno strumento che accresce la fede. Per fede poi Abele offrì un sacrificio più eccellente di quello di Caino, perché era il sacrificio che Dio aveva rivelato, che è un'ombra del Redentore che doveva venire. E i patriarchi cosa fecero? Offersero sacrifici, il tempio, luogo di sacrificio, no? Perché vedevano in avanti, finché quel giorno che Giovanni Battista che disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Perché aspettavano quello, colui che è stato poi sacrificato a Golgota per i miei, per i tuoi peccati. E noi guardiamo indietro, è venuto, non dobbiamo aspettarlo. Gli ebrei ancora stanno aspettando. La grande differenza è questo, fratelli e sorelle: Abele offrì il suo sacrificio in fede e Caino no. Abele offrì un sacrificio secondo e in accordo con la volontà di Dio, in funzione della la finalità era la gloria di Dio, confidando che Dio avrebbe provveduto a un redentore in fede. Caino invece volle darsi credito personale, meriti senza fede ma religiosità. Abele era come il pubblicano che andò nel tempio e disse: Signore, io non sono degno di alzare i miei occhi davanti a te. Caino era il fariseo che dice: io sono giusto, io non pecco come peccano loro, guardava i propri mezzi. E il fariseo uscì non giustificato.
La fede viene donata da Dio. La scrittura e l'ascolto della parola di Dio accresce la fede, come la mamma di come Timoteo, no? Che Paolo gli scrisse: tu Timoteo fin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali possono rendere savio conoscente alla salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Senza rivelazione della parola di Dio e lo Spirito Santo, l'uomo rimarrebbe abbandonato a se stesso, adorando una creatura. Qualunque cosa, o la famiglia, o il lavoro, o una statua, o una religione, una filosofia, o un movimento filosofico, qualunque cosa, se non è Dio che interviene e lo risveglia. La falsa chiesa, la falsa religione rifiuta l'unica vera scrittura, riconosce altri sacri scrittori. Ma cosa abbiamo cantato questa mattina? Gesù non ha rivali. Gesù non ci sono. Gesù non condivide la sua gloria con nessun altro. La sua parola è unica. Non ci sono altre parole di Dio rivelate. La falsa religione e la falsa chiesa rinnega l'ispirazione di Dio. E queste sono le chiese liberali, protestanti, chiamiamole come le vuoi chiamare. No, no, non è, no, non, negano l'ispirazione dello Spirito Santo. La falsa chiesa e la falsa religione presentano un Cristo diverso. E se hai un Cristo diverso, avrai uno spirito diverso. Se hai un Cristo diverso, avrai un Evangelo diverso. Leggete e ascoltate la parola del Signore. Chi cerca il Signore non rimarrà deluso. Vieni al Padre, chiediti di rivelarti il suo Figlio. E se non lo hai fatto, Dio ti sta dando ancora tempo di pentirti, non confidare nella tua religione perché fa parte della religione di Caino. Non è gradita a Dio. Segui la religione di Abele, che è per fede nel Redentore che è stato sacrificato e dato per te. E vedrete che la testimonianza del fuoco dello Spirito Santo vi prenderà, vi illuminerà, vi purificherà, vi guiderà. È il segno dell'approvazione del sacrificio che per fede tu hai non donato, è stato fatto per te, ma tu hai riconosciuto. Quale delle due religioni tu appartieni? O appartieni alla religione di Caino, o appartieni dalla religione di Abele? Non ci sono vie di mezzo. Dio non vuole sacrifici da noi, umani, animali, qualunque cosa che non salvano, ma il sacrificio che chiede da noi, quello che facciamo in questo giorno e anche nella nostra vita quotidiana, è la lode, ovvero il frutto delle nostre labbra, cuori, vita, corpo, che confesso il suo nome, Gesù Cristo, che non arriva. Amen. Amen. Amen.